E da Collezioni La Sposa, storico atelier di abiti d'alta moda qui a Brescia in via Gramsci, parte la nuova edizione di Travel News 24. Siamo qui all'interno dell'atelier dove possiamo trovare tessuti di altissima qualità partendo dalle scarpe fino ad arrivare agli abiti. Qui la sposa può trovare il suo abito unico creato da grandi stilisti. E adesso vi porto in un posto pazzesco dove natura e divertimento conciliano. Per nuotare tra i pinguini non serve andare dall'altra parte del mondo. A Cumiana, nella zona di Torino, il bioparco Zoom ricrea una delle baie più popolari della penisola del Capo in Sudafrica, Boulder Beach. Ecco così che si può fare il bagno a pochi metri dai pinguini, oppure rilassarsi sulla sabbia dorata, ma anche partecipare all'attività per entrare in contatto con gli altri animali, ospitati nei 9 diversi habitat del parco. Se volete saperne di più, sul sito zoomtorino.it trovate tutte le informazioni. E allora andiamo a giocare con i pinguini e con tutti gli altri animali. Dai, cosa aspettate? Vabbè, intanto vi porto a Lucca. Andiamo a Cartasia. No, non è una città immaginaria, ma si chiama così la Biennale della Carta in programma fino al 10 settembre a Lucca, uno dei più grandi centri di produzione cartaria in Europa. Protagonista è ovviamente la carta e tutto ciò che a essa è legato. Ci sono le sculture, dalla paper art, ma anche laboratori e convegni. Sede principale di Cartasia è Palazzo Ducale, nel cuore di Lucca, ma la manifestazione coinvolge anche le strade e le piazze della città. Tutti gli eventi sono sul sito ufficiale www.cartasia.it. Questo evento non è un castello di carta. La cura minuziosa del dettaglio rende questi abiti speciali e unici. E adesso vi porto in Trentino, in Alta Badia. Alta Badia per i più dinamici. Parliamo delle aree Moviment, a 2000 metri di altezza, adatte a grandi e bambini. Questa palestra a cielo aperto con un panorama a 360 gradi sulle Dolomiti è suddivisa in tre parchi con temi diversi. Su Piz La Ila, alla villa, l'Action Park è movimento puro con climbing e trampolini giganti e percorsi per appassionati di corsa. A Piz Sorega, invece, l'avventura è assicurata in una vera grotta dell'orso e a Pralongià si va infine alla scoperta del mondo animale. Si possono anche noleggiare mountain bike elettriche per spostarsi da un parco all'altro. E allora cosa aspettate ad andare in Alta Badia, che ci si diverte tantissimo? E da questo splendido atelier di alta moda, Collezioni La Sposa, è tutto. Io intanto vi ricordo di mandarci le vostre segnalazioni al nostro indirizzo web redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.